Una settimana fa eravamo qui, sempre in questa location del sottovento di Termoli al porto turistico, e stavamo intervistando una compagna di squadra, un'amica, una coetanea di Noemi Caratenuto, che abbiamo qui di fronte oggi con la maglia azzurra, ed era Giusy De Sanctis, che era appena stata in Galles a fare questo stage con la maglia della nazionale italiana del settore. Oggi abbiamo lei, Noemi Caratenuto, che è appena tornata dall'ultimo weekend che ha fatto in Cornovaglia, che praticamente si trova un po' più a sud del Galles, ma comunque sempre nell'isola della Gran Bretagna. E Giusy è andato in mare aperto, lei ha gareggiato invece su un grande lago di quella zona meravigliosa. Allora, Giusy, le impressioni tue dopo questo appuntamento che tu agognavi naturalmente e che adesso ti porti dietro come un bagaglio di esperienze che ti ha fortificato sicuramente? Che cosa ci racconti di questa tua uscita in Cornovaglia? Sicuramente un'esperienza che porterò nel cuore, anche perché già il fatto di viaggiare da sola in aereo con persone che non ho mai visto in vita mia è già di per sé una cosa difficile, ma al di là di questo l'ho vista come un'esperienza, una crescita sia personale che sportiva. Personale perché viaggiando ti rendi conto che esistono diversi modi di vivere e di pensare, e queste differenze possiamo riscontrarle soprattutto nello sport e soprattutto nella voga, perché facendo queste gare non si sa mai su che barche tu effettivamente vai a vogare. Essendo delle barche diverse cambia anche la tipologia di voga, ovviamente. Per vedere questo basta anche spostarsi di poco, anche andando a Taranto troviamo delle barche diverse, ma soprattutto a Nord Italia. Noi abbiamo avuto modo di confrontarci con i nostri compagni, che vengono la maggior parte dal Nord Italia, e ci hanno raccontato che loro sono molto... sono abituati già da piccoli ad utilizzare delle barche a sedile mobile e a vogare con due remi, mentre noi non abbiamo mai provato. Ti è servita anche a fare queste nuove esperienze, sì, che magari fin qui non avevi ancora fatto. Ma soprattutto anche aiutandoci l'un l'altro, cioè per me la crescita sportiva sta proprio nel cercare di trovare subito una tecnica che possa andare bene per quella barca e che ti permetta di vincere o magari di avvicinarti all'obiettivo da raggiungere. E questo è quello che sta accadendo a te, insomma, in questo momento. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Avvocato Nico Balice, come presidente della società Circolo Canottieri Termoli, penso che in questa società che è nata quasi per gioco, arrivare a questi risultati, a portare due atlete addirittura della piccola Termoli a indossare la maglia della nazionale italiana, penso che, oltre che per loro, che è un motivo d'orgoglio, ma sicuramente lo è anche per voi dirigenti della società stessa, insomma, no? Sì, la piccola Termoli diventa grande quando si tratta di attività e sport marinari. Già quando avete vinto il Palio di Taranto, che non era mai riuscito a nessuno. Esatto, il Palio del Mediterraneo l'abbiamo riportato per due volte a Termoli, quindi questa piccola Termoli continua a darci soddisfazioni. E tante soddisfazioni ce lo stanno dando tutti gli atleti del Circolo Canottieri, in prima linea chiaramente Giusy e Noemi, che ci hanno fatto fare una figura sono bellissima. Sono le vostre punte di diamante. Sì, sono state bravissime. Questa esperienza servirà come viatico anche a far avvicinare altri ragazzi e altre ragazze a questo sport, che ha avuto già uno sviluppo veramente rilevante negli ultimi anni. È una piccola associazione che si sta trasformando in qualcosa di molto serio e professionale, e che grazie al cielo ci permette di aggregare tante persone, per cui siamo orgogliosi. Chiaramente loro sanno benissimo che la loro vittoria è la vittoria sì della loro squadra di appartenenza, perché il Circolo Canottieri Termoli ha 10 squadre tra femminile e maschile, e poi fa parte di un lavoro di squadra ancora più ampio, fa parte del lavoro in minima parte del presidente, ma tanto del segretario Franco De Giulio, di Gennaro Petrella che tiene i conti, di Maretto Recchi e Antonio Cappella che si fanno in quattro come dirigenti tecnici. La loro vittoria è la nostra, e noi siamo orgogliosi di loro, però loro devono essere orgogliosi di noi e del lavoro che fanno, che c'è dietro alle quinte. Se non hai le spalle, diciamo, coperte da persone che ti riescono a guidare in questo senso, anche loro atleti si potrebbero trovare disorientate. Invece, avendo una società che li accudisce e li guida nelle strade e nelle direzioni giuste, questi poi sono i risultati. Esatto, penso. Esatto. E poi il nome di Termoli, che a questo punto
ha oltrepassato i confini dell'Italia. Ma non siamo più una cosa regionale, nemmeno interregionale, ma siamo una cosa internazionale, perché mandare due ragazze nello stesso frangente in nazionale diventa davvero una federazione cosa seria. Che cosa vi dicono di queste performance? La federazione ci coccola molto, ci coccola tanto perché un po' perché siamo tra i più numerosi, nonostante tra i più piccoli, abbiamo più atleti di quanti ne abbia Taranto, piuttosto che Brindisi, piuttosto che altre realtà che come popolazione sono nettamente superiori a noi, per cui la federazione ci coccola tanto perché siamo professionali, abbiamo dei tecnici preparati e abbiamo degli atleti che ci mettono un'abnegazione enorme e i risultati sono Giusy e Noemi. Noemi, io so che tu hai anche un'altra, coltivi anche un'altra passione, la musica. Ecco, questa per te, questa convocazione nazionale, possiamo definirla la tua migliore sinfonia musicale? Sì, assolutamente sì. Sappiamo che tu suoni bene il piano, abbiamo visto anche con documenti fornitici da persone a te vicine. Spero che hai vinto dei premi al pianoforte, quindi diciamo possiamo definire una grande sinfonia di una grande orchestra, che poi l'orchestra sarebbe anche tutta la struttura che avete alle vostre spalle, come definire. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista dobbiamo cominciare ad abituarci a vedere sempre più le donne primeggiare nello sport. Il calcio ne è la dimostrazione, è vero, avvocato? Sì, se facessimo un parallelo ci sarebbe tutto col calcio in questo caso, il lavoro di squadra e il lavoro individuale, il campione individuale che poi deve essere prima di tutto campione nella vita. E poi, senza dimenticarlo, perché forse è la cosa più importante, il grande supporto che ci dà la famiglia Marinucci e questo posto meraviglioso che abbiamo a Termoli e che ci permette di allenarci, ci permette di mantenere le barche in un certo modo, ci permette di dare spazio a tutti, per cui un ringraziamento speciale va anche a loro. Senti, adesso ti la metto un po' in imbarazzo. Tra un concerto, che so, al Metropolitan di New York e un'Olimpiade con la, diciamo, con la tua sport, la tua disciplina, se dovessi scegliere tra queste due, cosa sceglieresti in questo momento? Questa è tosta. Sono sullo stesso piano. Io le farei tutte e due comunque. Sì, cercherei di abbinarle, insomma, tutte e due, le farei tutte entrambi, e due. Sì. che poi mi sembra di capire che ti potrebbero riuscire tutte e due. Io ci provo. Adesso che programmi hai con questa maglia azzurra? Hai anche altri appuntamenti da qui a venire? C'hai qualche altra cosa da fare quando ti sei lasciato con il gruppo? Come siete rimasti? Per adesso no. Per adesso adesso si pensa. Dei progetti verso. Vabbè, adesso poi diciamo vanno incontro anche forse sì, alla fermata estiva. Qualcosa che poi si riprenderà con l'autunno. Si aspettano gli europei. Perfetto. Quindi, che dire, Noemi, noi come termolesi, io adesso parlo da termolese, siamo fieri di quello che voi fate, perché comunque portando il nome della nostra città in giro e con orgoglio ci fa sentire orgogliosi anche noi tutti, insomma, come diceva anche il Presidente. Aspettiamo buone nuove, visto che la caparbietà in voi non manca, anche se siete giovanissime, però ci sono le prospettive ben visibili che qualcosa è nato, qualcosa di buono è nato, grazie anche a quello che stanno facendo tutti quanti quelli grazie che appunto abbiamo nominato prima. Noi ti facciamo i migliori in bocca al lupo per il tuo futuro da atleta, come lo faremo anche a tutte le altre componenti della vostra società, perché ho visto anche domenica scorsa con la regata che è stata fatta qui nell'ambito portuale, partecipazione aiosa e poi divertimento, che soprattutto quelli sono anche i segreti per la riuscita nello sport. Agonismo sì, però anche sano sportivo divertimento. Grazie avvocato Balice per averci dedicato questi minuti, averci portato anche Noemi dopo Giusy, e complimenti di nuovo per quello che state facendo, perché comunque li meritate tutti quanti. Grazie. Grazie.